Dottor Camden, sì, cosa? Sono Kyle Crane, mi sente? La sento, sta venendo da me? Qui è tutto pronto, mi porti i campioni. Le texture però. È proprio quello che ho intenzione di fare, dottore. Si ricordi che sono bloccato in mezzo a un migliaio di zombie? Affermativo, mi aspetti. Bene. Un migliaio di zombie. Non vado da nessuna parte. Esatto. Mille! Non più mille! Mille! E per caso notte? No, è pieno giorno, meno male. Dove dobbiamo andare? Dobbiamo andare qua. Sai che c'è? Prima di andarci vado a prendere l'insulina per la bambina. Che magari l'armaiolo mi dà qualcosa di buono. Manganello favoloso. Come se di manganelli non ne avessi già abbastanza. Ci sono un sacco di uomini di Raiz che non hanno ancora capito dopo tutto questo tempo che sparare agli zombie non ne riduce il numero, anzi l'aumenta. E nonostante questo loro continuano impervi. Detto questo, io ne ho approfittato e li ho fatti fuori tutti. Ecco qua, loro hanno fatto tutto il lavoro, io mi prendo tutto il merito. Non sapevo che fossimo in Italia. Post questo gioco ci vorrà veramente un sacco di tempo prima che io... Non vedo insulina. Esatto. Roy, mi senti? Sono Crane. Mi metta a rigiocare a un gioco di zombie. Ci sono dei ragazzini al Magic Fortress. Lo sapevi? Questa mi giunge nuova. Credevamo che quel posto fosse deserto. Hanno bisogno d'aiuto? Sì, direi proprio di sì. Ci vorrà del tempo per far arrivare qualcuno lì. Ricevuto. Resterò qui finché non arriveranno i nostri. Senti, ho anche bisogno di insulina. Mi trovo nella farmacia, ma è stata ripulita. Vuoi controllare se il computer funziona? Potrebbe esserci un elenco delle persone che hanno comprato l'insulina con tanto di indirizzo. Potrebbero... D'accordo. Bene, controlliamo. Rupert qui, Crane. Non ho trovato niente. Dannazione. Alia non ce la fa a reggersi in piedi. Non sta affatto bene. Credo che ci resti poco tempo. Qui c'è una ricevuta. Una grande quantità è stata venduta a un certo Ekrem Bozkurt. Il nome ti dice niente? Ekrem è il padre di Alia. Forse ha lasciato a casa l'insulina. L'indirizzo dovrebbe essere sulla ricevuta. Andrò a dare un'occhiata. Tutto questo in nome di una nuova modifica per una nuova arma. Beh, l'appartamento è qui vicino, quindi tanto vale andare. Ecco qua, visto che siamo ancora mimetizzati, sfruttiamo per bene la cosa. Voglio dire, è raccolto appunto di Eckert. Vado in farmacia a comprare la medicina per Alia, poi passo alla pizzeria Farat e dopo al centro per l'infanzia a prendere Alia. Dovremmo essere a casa con la cena per le 18. Un bacio, amore mio, Eckert. Ma da dove sei uscita? Non è passato a prendere sua figlia. Rupert, dov'è la pizzeria Farat? Avanti, dammi l'indirizzo. Ok, si trova vicino al Magic Fortress, su Mercantile Street. D'accordo. Ecco qua, altra camionetta della polizia con dentro. Sai che novità? Però è viola, incredibile. Sono quasi contento. Ecco la pizzeria. Ha detto wait, tra l'altro, zombie, Ha detto wait. Craccate. Speriamo che l'insulina sia qui. Sei tu il padre? Mi sa di sì. Eccola qua, Ale, ti prego. Dammi una bella ricompensa, dammi una bella modifica per un'arma. Allora, ecco a te l'insulina. Non riesco a credere che tu ci sia riuscito. Credi che ora starà bene? Sì, certo. Speriamo. Questo è proprio ciò di cui ha bisogno. Io penso ad Alia. Potresti prenderti cura degli altri bambini mentre sono con lei? Vabbè, ecco. Veramente sarei occupato. Basterà che parli con loro, non devi fare altro. Ho detto che sei un grande guerriero, una specie di cavaliere. Davvero? Ma quando torna tua moglie? Tranquillo. Credo di sapere cosa mi danno. Solo pochi minuti. Bambini! Questo eroico guerriero ha portato un elisir curativo per Alia. Ti prego, dimmi. Adesso che è quello che spero che mi dia. E vi proteggerà mentre io do l'elisir ad Alia. No, aspetta. Non mi ci vorrà molto. Bimbi, dove siete? Ce n'è uno, esatto. Sei tu, vero? Ehi, ciao piccolo, come ti chiami? Kadim.
Cadena. Come ti chiami, Pasquale? Io ho un segreto. Davvero? Beh, anch'io. Qual è il tuo segreto? Sono un agente del GRE. Mi dici il tuo? Troveresti i miei mattoncini? Sì, ma questo non è un segreto. Ma alcuni mattoncini sono di sotto, vicino al seminterrato. E il signor Rupert dice sempre che non dobbiamo mai andarci. Però una volta io ci sono andato. Poi ho sentito un rumore brutto brutto. Mi sono spaventato e i mattoncini sono caduti dappertutto. Me li riporti? Se me li riporti ti dico una cosa. Sai, ma ci proverò. Se me li riporti ti do una cosa. Ecco un mattoncino, altri mattoncini. E probabilmente il brutto rumore è un cattivo zombone. La madonna, quanti mattoncini, bimbo. 9 mattoncini. Dai mattoncini a Kadim. Ma non dovremmo occuparci magari di sta porta? Magari qualcuno entra, no? Tieni, bimbo, ecco i tuoi mattoncini. Ecco, Kadim, questi sono tutti i tuoi mattoncini. Grazie, signore. Ma andrai a raccontarlo a Rupert? Tu manterrai il mio segreto? Che tu sei un agente di... Che parola mi avevi detto? Non dirò a nessuno del tuo segreto, Kadim. Però parlerò a Rupert dei rumori nel seminterrato. Sai, li ho sentiti anch'io. D'accordo, diciamo dei rumori a Ruperto. Rupert, rumori di sotto. Bene. Ora dorme. Le ci vorrà ancora un po' di tempo per riprendersi del tutto. Ti ringrazio, Crane. Grazie Mia a te. Mia moglie Jasmine dovrebbe tornare da un momento all'altro. So quanto sia stancante avere a che fare con i bambini. Se vuoi, puoi andartene. No, non ancora. Ma, ecco, le nostre provviste sono molto limitate. Questo posto comporta troppe responsabilità per una persona sola. Ho chiesto aiuto. Arriverà qualcuno. Ma non serve. Jasmine e io ce la caviamo benissimo. Rupert, sono stato di sotto. Oh, capisco. Mi dispiace, Rupert. A volte, in quei rumori, mi sembra di sentire ancora qualche traccia della sua voce. Ah, non me l'aspettavo! Oh, sai che un po' mi è dispiaciuto, Non mi aspettavo un finale così tragico. Credevo che ce l'avrei fatta, ma non ci sono riuscito. Mia moglie, la mia adorata, bellissima Jasmine. Non può continuare così, Rupert. Mi lascerei uccidere da lei piuttosto che farle del male. Dammi la chiave del seminterrato. Ci pensiamo noi, allora. Facciamolo nel modo più rapido possibile, dai. Ammetto che non pensavo che intendesse che era la moglie. Io pensavo che fossero zombie di sotto. Per carità, che fosse pericoloso e tutto il resto, però. La madonna. Bella statua. Oh, ha fatto cadere il bambino. Più che altro strano che in una zona così grande non ci siano oggetti anche solo da raccogliere. Ed eccola qua, probabilmente sua moglie. Però oggetti... Ah, ecco, dicevo, non c'è nulla da prendere, che strano. In un qualsiasi altro gioco, probabilmente, una battaglia del genere, uno zombie chiuso in una zona del genere con una missione così, sarebbe stata una mini boss fight. Un po' ti dispiace, però, Così non farà di certo del male a nessuno. Vediamo. Un macete? Falcetto? No, delle asce da lancio. Yeah. Potevano sprecarsi un pochino a mettere anche solo un progetto, non ti dico utile, ma almeno stupido, così, una robina, per una missioncina breve così, un progettino, potevano farlo, Chiudiamo la porta per rispetto e andiamo a consolare il povero Rupert. L'hai trovata? Sei riuscito ad aiutarla? Ora riposa in pace. Jasmine e io ti ringraziamo. Spero che il cielo mi perdonerà per quello che ho fatto. E per ciò che non sono riuscito. Per ciò che non sei riuscito non è colpa tua, mi spiace, ma... Bimbo, i rumori non vi spaventeranno più. Te ne vai davvero? Sì, devo. Ma stanno arrivando degli amici che vi aiuteranno. Saranno qui molto presto. E se il troll se li mangia? Il troll? C'è un troll gigante in quel parcheggio. Fa tanti rumori spaventosi. E noi non riusciamo a dormire. Allora bisogna fare qualcosa. E allora forse bisogna fare qualcosa, via, beh, certo. Non vogliamo i troll nel parcheggio, vero? È vero, signore. No, non li vogliamo i troll. Non li vogliamo neanche nei commenti. Progetto spada diabolica. Aha. Questo. Comunque ho il timore di sapere che cos'è questo troll. Ti prego, non dirmi che un altro di quelli giganti lancia sassi. Dove si trova il troll? È quello? Addio al troll.
Sai che mi sa che ho... D'accordo, l'area è al sicuro. Crane, quello non era il troll. Cosa? Lo questo sapevo! È il troll! E ti pareva. Madonna mia, quanto lo sapevo! Ecco qua. Quanto era... Madonna mia. Il troll è sì. Crane, sono Rupert. Va tutto bene? Sì, ma badare ai bambini è più faticoso di quanto pensassi. È vero. Senti, i tuoi amici sono arrivati, quindi tolgo il cappello da mago e me ne torno al mio laboratorio. Passa a trovarmi quando puoi. Sono in debito con te. Esatto. Vediamo lui. Hai un martello, che bello. C'è qualcosa qua dentro invece? Ovviamente no. Un negozio, aspetta che così prendo la roba che c'è qui e la vendiamo. Carabina militare. Ma perché costano meno le armi da fuoco che un cazzo di martelletto in sto gioco? Ma chi l'ha pensato i prezzi? Torna da Rupert. Posso fare qualcosa di utile col falcetto? Abbiamo detto solo il tagliacaramelle o la spada della notte. Vabbè. Ed eccoci di nuovo a casa di Rupert. O meglio, eccoci per la prima volta a casa di Rupert. Ecco fatto. Come faccio ad entrare qua dentro? C'è sempre modo. Chiudiamo la porta che non si sa mai. Ehi, Rupert. Sono felice di vedere che sei venuto. Mi hai fatto un grossissimo favore al Magic Fortress. Mi fa piacere. Lo so. Sarò felice di aiutarti. Dai un'occhiata in giro e se vedi qualcosa che ti piace, prendilo. Offre la casa. Vabbè, grazie. Grazie. Sono io che ringrazio te. Buona fortuna, Crane. Grazie, Rupert. Ricompensa progetto spada diabolica. Aha. Puoi creare la spada diabolica ora. La spada diabolica, eccola qua. Elettricità ed ustione. Usa spade corte, lame, spade a due mani, maceti, cosep, seghe manuali e falci. E possiamo farlo col macete oscuro e aumenta di 455 danni. Beh, oddio, vorrei provarla solo per vedere com'è. Su uno di quelli arancioni potrei buttarglielo su, E basta, non serve più a nulla? Non mi dai nient'altro? Sicuramente è solamente... L'effetto sulla lama sia del fuoco che dell'elettricità, non mi aspetto nulla di che. L'imperatrice che avevamo prima, l'abbiamo già modificato, stupido, è vero? Gli ho già messo il danno extra. Però se io faccio l'imperatrice e poi lo rendo, secondo voi funziona? Secondo me no. Però ho poco nastro adesivo, quindi non sprechiamo robe. Il macete teschio modificato. Ok, potevamo farla imperatrice e successivamente poi renderla in questo modo. Vediamo com'è. È semplicemente il macete con tutti e due gli effetti. Non è brutto, però a saperlo prima, la facevo prima in un modo e successivamente la trasformavo così.